Presidente, quanti giorni ha il nostro ospite Aria. Intanto do la parola al consigliere. Grazie Presidente, ma grazie anche per il lavoro da te condotto, Vettore, ma perché la conferma della regola che ci siamo dati all'inizio di questo mandato, infrastruttura della nostra regione, che è il porto. Che l'aeroporto. L'aeroporto genera diversione affinché tutti coloro che potevano attivarsi si attivassero affinché qualunque vettore, l'ha detto il Presidente, perché ho detto non solo qui, di una stagione, di un'epoca, oggi noi a breve distanza abbiamo e siamo convinti che il cantiere che abbiamo messo in campo, per esempio della manovra economica che aveva messo in crisi soprattutto le compagnie aeree, per quanto abbiamo messo al lavoro la materia degli spostamenti aerei. E il terzo cantiere è quello con l'Europa, quello ancora in corso. Il Presidente D'Alfonso dentro la delegazione che trova c'è il diritto ad avere uno spazio aereo comune, il diritto e soprattutto in territori. L'Abruzzo è uno di questi, ma anche altri in Europa ci sono, dove per esempio sì, a parte appunto togliere un grande cielo la rete di guerra, noi stiamo lavorando con la sì, sì. Davvero in bocca al lupo alla tua questo signore qui, che ruolo c'ha? Un investimento, la compagnia aerea, che non va sottovalutato, insomma, quindi. Sono due tipi di concessione, una quella dell'Enel. Non voglio dire i numeri, ma